una produzione che punta alla qualità sotto tutti i punti di vista, sia quello della qualità alimentare sia della qualità della filiera produttiva. Assolutamente sì, anche perché attraverso i nostri attuali 110 dipendenti, ma in futuro, insomma, a breve termine saranno 130 e anche di più, perché poter utilizzare questi nuovi refettori, ci saranno nuovo personale per lo sporzionamento per i bambini e nuovo personale anche al centro di cottura. Tutto questo attraverso l'utilizzo di nuovi macchinari ad alta efficienza energetica che permetteranno di avere un consumo minore di elettricità in questo periodo ovviamente è molto importante, e inoltre avremo un'attenzione particolare per i nostri piccoli utenti che hanno intolleranze alimentari, perché l'utilizzo di questi nuovi macchinari in parte verrà dedicato attraverso cucinette separate proprio per evitare contaminazioni per chi soffre di intolleranze quali la celiachia o intolleranze alimentari di altro genere. Si tratta anche di alimenti biologici, alimenti a chilometro zero, per dare anche una valenza ai produttori locali. Assolutamente sì, ad esempio ne dico uno per dirne tanti: il pane ovviamente è di produzione locale e biologico, ci saranno anche parte di altri alimenti come la frutta che sarà biologica e locale, e tutto questo permetterà al Comune dell'Aquila di avere una mensa totalmente biologica, che potrà portare il Comune ad avere la certificazione di mensa biologica e chiedere finanziamenti alla Comunità Europea, che potranno poi essere riutilizzati sempre per i nostri piccoli utenti. Un altro importante obiettivo è quello di approntare una filiera plastic free. Assolutamente sì, ed è l'obiettivo che già il capitolato di gara prevedeva. Noi l'abbiamo incrementato con l'offerta presentata e andremo a mettere questi macchinari ad alta efficienza energetica anche all'interno dei refettori delle scuole, dove il pasto non verrà più servito con la plastica, ma ci saranno i piatti in coccio e le posate in acciaio.